Nocio sambo pagio cacce tempe yarnada pegher lor zampe ce prace quando la me shabla solvade Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sane Karma Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sane Karma Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sane Karma Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Dagi Jitsun Lama Tujhe Che Nimda Tala Tujhe Sikso Sa Kebe Shesan Tala Tendo Sa Uyon Sunge Nama Tse Do Sa Tse Che Nine Sarva Tebe Tse Lichen Kolo Viso Dikshune Yila Sambe Dudem Malipa Kime Nge Tupra Chenge No Sonye Sodan Dikden Shabe Tse Dugge Nge Niso Dikshune Lapchen Sonye Yonso Tsobadan Chirani Dwen Chamra Chenge No Chancho Parge Nitsen Tukun Tu Nye Peme Suru Dikshune Chancho Drube Gegen Kunshe Shi Tugen De La Tupra Chenge No Dagi lona chola chopa dan chumi samjur ngimba shiwa dan chodan timbe dedem malupa bime lungi tupra jinge lo dorna timne tsira tumche dan tichi pardu nikab tumche tu rese kemne lama kele me tuche chingi dala sikso so gongyab drewe nimta da chala chesun lame tuche rab gongne
Udan sunge nama dalme tu anyam sunyong e ke santo praish. Kewa kundu yanda lama da me cheki pelalam. Sadan lam giyen de rabzun. Dorje change koba nyur tob. Shoya paküke kudan da gelo. Paküke sundan da gelma. Paküke tudan da geyi. Yerme çıktı çinge alo ma köke kudan da gelu ma köke sundan da gema ma köke turdan da geyi yerme çıktı çinge Buongiorno, oggi è un giorno molto importante, in quanto è il giorno dell'Amazon Kappa, il 25esimo giorno del decimo mese del calendario tibetano. E in questo giorno non solamente ci ricordiamo dell'Amazon Kappa, che per tanti di noi vuol dire tanto e per altri di noi magari non vuol dire tanto, perché non conosciamo tanto chi è stato l'Amazon Kappa. In poche parole, l'Amazon Kappa per noi non è solamente il, diciamo, padre del nostro lignaggio, fondatore della nostra tradizione, ma è colui che ha aperto per noi gli occhi per capire tante cose che oggi li prendiamo per scontato, però che possiamo avere accesso a questo tramite l'Amazon Kappa. E la cosa importantissima è che da lui, e oggi sono 601 anni da quando l'Amazon Kappa ha lasciato il corpo, esiste questo lignaggio ininterrotto che arriva fino a noi. Quindi una delle cose molto importanti che l'Amazon Kappa ci ha trasmesso, per esempio, i tre principali aspetti del sentiero: riuscire ad avere una visione dell'intero sentiero che sia semplice però allo stesso tempo precisa, e questo è anche sulla corretta visione della realtà e così via. Comunque, questa mattina non è il momento per stare a parlare di l'Amazon Kappa, ma è più che altro il momento di fare la pratica, e in questo giorno faremo in particolare la pratica del Guru Yoga dell'Amazon Kappa. Ho visto che nel chat è stato messo il link per seguire insieme la sadhana, in modo che uno si possa scaricare il PDF per seguire insieme la sadhana. Comunque la farò guidata, e per questo, anche se qualcuno non avesse la sadhana, comunque la può seguire. Okay.
Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. Inspiriamo le spalle rilassate, la testa leggermente in avanti. Con la bocca rilassata e gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. Porgiamo la nostra attenzione sul nostro proprio respiro. Ci permettiamo di essere presenti nel momento presente. Qualunque altro pensiero sorga, non lo blocchiamo e non lo seguiamo. Semplicemente lo lasciamo passare e con dolcezza riportiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria Cash. Inspiro.
Nello spazio davanti a noi si trova Guru Buddha nell'aspetto di Buddha Shakyamuni. Guru Buddha ci sorride. Osserviamo noi stessi. E riconosciamo la sofferenza che tutto perde. Ossia, vediamo con chiarezza che finché saremo presi dall'ignoranza, dall'egoismo, dalla rabbia, dall'insoddisfazione e così via, e presi anche dalla nostra propria forza karmica generata nel passato, inevitabilmente ci sarà sofferenza. Anche se proiettiamo come causa di felicità e sofferenza il mondo che ci circonda, vediamo che finché siamo presi dal nostro proprio samsara interiore, finché siamo all'interno della sofferenza che tutto perde, finché abbiamo ignoranza, egoismo e così via, ci sarà sofferenza. Desideriamo profondamente uscire dal ciclo di sofferenza. Desideriamo profondamente eliminare la nostra ignoranza sviluppando saggezza, eliminare l'egoismo sviluppando amore. Per fare ciò dobbiamo trasformare le nostre abitudini più profonde. E l'unico modo è con la pratica del Dharma. Prendiamo rifugio nel Buddha che ci guida nel sentiero. Prendiamo rifugio nel Dharma, il sentiero effettivo. Prendiamo rifugio nella Sangha, la compagnia spirituale durante il nostro percorso. Prendiamo rifugio nel Guru, che è la personificazione di Buddha, Dharma e Sangha. Dai cinque chakra di Guru Buddha si emanano raggi di luce che si assorbono nei nostri cinque chakra, concedendoci rifugio, portandoci le sue benedizioni. Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurubhye, Namo Nello spazio intorno a noi sorgono tutti gli esseri senzienti. No, i nostri familiari, amici, tutti coloro che conosciamo, circondati da tutti gli altri che non conosciamo. Esseri umani, animali, ogni forma di vita.
Ci permettiamo per un attimo di andare oltre il nostro proprio egoismo. Ci permettiamo di andare oltre l'ossessione all'autogratificazione e di conseguenza ci permettiamo di vedere l'altro. Dentro di noi riconosciamo questa forza profonda che si manifesta come desiderio di essere felici e di non soffrire. Espandiamo questo desiderio, questa forza, al di là di noi stessi, gradualmente avvolgendo ogni essere intorno a noi. Riusciamo a dire col nostro cuore profondamente ad ognuno: la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. La tua sofferenza è tanto importante per me quanto la mia. Desidero dalla parte più profonda del mio essere che tu sia felice, che tu sia libero da ogni forma di sofferenza. Per aiutare gli esseri a uscire dal samsara, a raggiungere un profondo stato di pace, non abbiamo altra scelta se non sviluppare la pace noi stessi, uscire dal samsara noi stessi, per poter poi dopo guidare ognuno a fare lo stesso. Quindi, desideriamo fortemente raggiungere lo stato di Buddha, sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale, in modo da poter aiutare ogni essere ad uscire dalla sofferenza. Sangye chodan sokhi chonam la chanchu parato dani kyapsu chi Dāgī jīnsū gīpē sūnāṁ kī Drūlā pīnchir sāngē drūpā rāśū Sāngē chūdāṁ sūkī chūnāṁ lā Chāñchū parthū dāni kyapsū chī Dāgī jīnsū gīpē sūnāṁ kī Drūlā pīnchir sāngē drūpā rāśū Sāngē chūdāṁ sūkī chūnāṁ lā Chāñchū parthū dāni kyapsū chī Dāgī jīnsū gīpē sūnāṁ kī Drūlā pīnchir sāngē drūpā rāśū Nel Buddha, Dharma e Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Portiamo il risultato nel sentiero. Un'emanazione di Guru Buddha viene verso di noi, entra dal nostro capo e si siede gioiosamente al nostro cuore. Nostro corpo, parole, mente diventano inseparabili da quelli di Guru Buddha. Sperimentiamo l'infinito spazio interiore, uno stato profondo di gioia, di pace, di armonia.
dal nostro cuore inseparabile dal cuore di Guru Buddha, si emanano raggi di luce e nettare che si espandono in tutte le direzioni, arrivando ad ogni essere senziente, adattandosi alle loro necessità e capacità, trasformandosi in ciò di cui più ne hanno bisogno in questo momento. Come cibo per coloro che hanno fame, acqua per chi ha sete, calore per chi ha freddo, fresco per chi ha caldo, compagnia per chi è solo, il sentiero per chi è perso. Innanzitutto, manifestandosi come il Dharma per coloro che sono pronti a riceverlo, gradualmente guidando ogni essere al di là dello stato della sofferenza. I raggi di luce ritornano, si riassorbono al nostro proprio cuore. Simchen tamchen devadan deve gyudan dembrai kureche Simchen tamche dumadan dumage gyudan talwara kyurachi Simchen tamche dumamebe dewa dami talwara kyurachi Simchen tamche nirinchada nidan dewe tam nyumla nebra kyurachi Simchen tamche lusimge dumale soshi Tayo lusem devadan dembrai gyurachi Simche tamche maso topchi China nechu koryo tanshin samarane gyurachi Simche tamche dan zambu lingi kendro tata Chinangi shite tan tukun dembrai gyurachi Desideriamo profondamente raggiungere lo stato di Buddha il più velocemente possibile per aiutare ogni essere ad uscire dalla sofferenza. E per questa ragione faremo ora la pratica del Guru Yoga dell'Amazzonka. Guru Buddha davanti a noi si dissolve in una luce dorata che viene verso di noi, entra dalla nostra fronte, riempie il nostro canale centrale e si espande per tutto il corpo e dal corpo per tutto l'universo. Ogni cosa viene avvolta in questa luce dorata. In un istante sorge l'universo e noi stessi sorgiamo con un corpo di luce. Dal nostro cuore si emanano raggi di luce che si espandono per tutto l'ambiente che ci circonda, eliminando qualunque sorta di impurezza, pacificando i conflitti, generando armonia. Nello spazio davanti a noi sorge un oceano di offerte che sono benedette con Om Ah.
Omo namo bhagavate pensa sarva pramadane tathagataya arahat samya sambuddhaya tayata om benze benze maha benze maha titsa benze maha vidya benze maha bodhi chitta benze maha bodhi mandupa sangramana benze sarva karma avaran Vishodhana benze svoha. Vancho sumakhi dempadam sangetan chanchubha sempam tamache ki jingi labam sonyi yonsu topenadam chembodam Chekeye nambra takche samge mikyape topge teshin nitu kyurchi. Nello spazio davanti a noi, in alto, lontano, ci Buddha Maitreya, nella terra pura di Tushita. Buddha Maitreya, che rappresenta anche la personificazione dell'amore, il reggente nella terra pura di Tushita. Dal cuore di Buddha Maitreya, che è seduto come su una sedia, con un corpo alto, bello, con le due mani nel mudra, di insegnare il Dharma, dal suo cuore si emana una luce che arriva come una nuvola, bianca come lo yogurt, che viene verso di noi, nello spazio davanti a noi si estende. In mezzo a questa nuvola bianca si trova l'Amazon Kappa, seduto su un bellissimo trono, sostenuto da 8 leoni. Con un fiore di loto, un cuscino di sole e di luna. L'Amazon Kappa è seduto con le gambe incrociate, con la mano destra e la mano sinistra nel mudra di insegnare il Dharma. Dalla mano destra e dalla sinistra escono dei fiori che si sbocciano all'altezza del capo e all'interno hanno il testo della perfezione della saggezza e la spada di Manjushri che taglia l'ignoranza. L'Amazon Kappa è vestito con le vesti monastiche, ha un cappello giallo con la punta verso l'alto, rappresentando la moralità e la corretta visione della realtà. Guru Buddha, l'Amazon Kappa, ci sorride. Ai suoi fianchi si trovano i suoi due principali discepoli.
guardando verso la mazzoccata, alla nostra sinistra, c'è Kyerzhu Rinpoche, leggermente più giovane, un pochettino più serio. Alla nostra destra c'è Gyatso Rinpoche, più anziano e con un volto più dolce. Facciamo richiesta all'Amazon K di venire da Tushita, qui in questo momento. Chiediamo all'Amazon K e ai suoi discepoli, per favore, di venire a questo luogo per benedirci. Venire qui, per essere il nostro campo di meriti, e ricevere le nostre offerte. Innanzitutto per benedire il nostro corpo, parola e mente, affinché possiamo sviluppare le nostre qualità per il beneficio di tutti gli esseri. Chiediamo all'Amazon K di venire qui per benedire il nostro continuo mentale, affinché possiamo sviluppare qualità come la rinuncia, la bodhicitta, la corretta visione della realtà, in modo da guidare ed aiutare ogni essere. Dal profondo del nostro cuore, chiediamo a Guru Buddha, Amazon Kappa, di venire dalla terra pura di Tushita, qui. L'emanazione dell'Amazon Cup viene a questo luogo e si assorbe l'Amazon Cup davanti a noi. L'essere dell'impegno, la nostra visualizzazione, diventa inseparabile e della stessa natura degli esseri di saggezza. Chiediamo all'Amazon Cup di rimanere con noi e benedirci. Vinginam karasentripedete cecilamagyepetsunkarache dalotepesunam shichokato tempageci kelgyar Nella presenza di Guru Buddha, l'Amazon Kappa, prendiamo omaggio e ci prostriamo. Guru Buddha, l'Amazon Kappa, facciamo offerte. Facciamo offerte esterne, interne, offerte di vacuità,
offerte segrete. Innanzitutto offriamo fiori, oggetti, beni, rappresentando la nostra propria pratica, rappresentando il nostro proprio percorso interiore. Yonche yena tsa me to dang Chi shin du pe na se chi cha so Ngo shang yi to chi Ga tso di Son nam shin cho Ke la che Nella presenza di Guru Buddha, Son Kapa, dopo aver fatto prostrazioni, offerte, ammettiamo apertamente ogni azione negativa compiuta sin da tempo senza inizio. Apriamo il nostro cuore dinanzi a Guru Buddha e Lama Tsongkhapa, e riconosciamo tutte le volte che abbiamo utilizzato il nostro corpo, parola o mente, in un modo aggressivo, violento, in qualunque modo che abbiamo generato sofferenza agli altri. Ammettiamo apertamente tutte le azioni negative compiute. Chiediamo a Guru Buddha, Lama Tsongkhapa, di benedirci affinché possiamo avere la chiarezza e la forza di non ripetere mai più queste stesse azioni. Dal cuore di Guru Buddha Lama Tsongkhapa si emanano raggi di luce nettare bianco che viene e vengono verso di noi, entra dal nostro capo, riempendo totalmente il nostro corpo di nettare. Ogni negatività, ossia ogni forza karmica negativa generata nel passato, viene totalmente pacificata. Generiamo un forte e profondo impegno di non ripetere più quelle stesse azioni. Shitom etvene sapai lomai kimi gechi gyedam ke paradom pasum kemi tuncho nine gyepa chakpe So Osserviamo Guru Buddha Tsongkhapa, suo sorriso. Generiamo una gioia profonda nel vedere Tsongkhapa. Rigioiamo di tutte le azioni virtuose che ha compiuto.
nella sua vita. Gioiamo del percorso che Tsongkhapa ha realizzato raggiungendo lo stato di Buddha. Nell'aver superato gli 8 Dharma mondani, nell'aver guidato e trasmesso tanti seri il Dharma correttamente. Nell'aver portato l'illuminazione tanti esseri. Gioiamo delle azioni virtuose di tutti gli esseri sacri, di tutti i Buddha, alcune che riusciamo a immaginare e tante altre che non riusciamo neanche a immaginare. Generiamo una profonda gioia interiore, pensando alle azioni positive e virtuose di ogni essere sacro. Generiamo gioia pensando alle azioni virtuose di ogni essere senziente, anche le nostre proprie. Pensiamo a tutte le persone, a tutti gli esseri viventi e a loro azioni virtuose, fatte con amore, con generosità. Rigioiamo profondamente. Nimeti diramante trubalatsin Shige pampet hela chorotin yuchi Vampo kegi lava chente pala Dacha sampa tape iran Dal profondo del cuore chiediamo a Guru Buddha Tsongkhapa di guidarci in ogni momento con il Dharma, nello sviluppo della saggezza, della compassione, di guidarci con le sue parole sacre, di trasmetterci il Dharma in ogni momento, adattandosi alla nostra capacità e mentalità. Di rimanere sempre con noi, concedendoci il Dharma. Cetsun lama tampa che nam ki, cegu kala kense tin tigne, jitara tsampe dule cetsi mala, Sakye chögi charba avtu so.
Anche se, oh Guru Buddha, il tuo corpo sottile non ha inizio né fine. Noi però abbiamo bisogno di una manifestazione grossolana per poter relazionarci, per poter interagire. Perciò chiediamo, oh Guru Buddha Tsongkhapa, che finché non avremo raggiunto uno stato profondo di pace, finché non avremo realizzato la saggezza e uscito dal samsara, rimanga con noi e ti manifesti in un modo grossolano, che possa la manifestazione del tuo nirvanakaya, ossia una manifestazione ad un livello grossolano con la quale possiamo interagire, quindi essere guidati, essere presente in ogni momento della nostra vita e in tutte le vite future. Namdawe selayin shempai sonjokola charanyo mimayam tamenamorasukorapani Sete pardomino tempare shu. Dedichiamo tutte le azioni virtuose qui generate, l'energia positiva generata, all'illuminazione di ogni essere. Specialmente dedichiamo affinché la Mazzoncapa con i suoi insegnamenti rimanga con noi in ogni momento e ci guidi sempre. Dagicine sabegewadi tentandro lo sankalpai tempenim purindo selce chiediamo a Guru Buddha di concederci le sue benedizioni. Chiediamo a Guru Buddha Tsongkhapa, per favore, interagire con noi e darci le sue benedizioni affinché possiamo trasformare il nostro corpo, parola e mente, affinché possiamo gradualmente cambiare la nostra condotta, le nostre scelte, i nostri pensieri e gradualmente sviluppare amore, stabilità, pazienza, generosità, umiltà, saggezza e diventare uguale come te, o grande Tsongkhapa. Come richiesta, offriamo il mandala, offriamo l'intero universo come simbolo di richiesta. Sāya shipuye ki chōye shiāmeto
Buddha Tsongkhapa accetta la nostra richiesta con un bellissimo sorriso. Dai suoi cinque chakra si emana una raggi di luce e nettare che si assorbono nei nostri rispettivi chakra, portandoci le sue benedizioni di corpo, parola, mente, qualità e azione. Gradualmente sviluppiamo le nostre qualità, come la saggezza, la soddisfazione, l'amore, l'umiltà, la generosità, il potere di realizzazione. Man mano che i raggi di luce nettare si assorbono nei nostri cinque chakra, i nostri conflitti interni sono pacificati. Raggiungiamo uno stato profondo di pace. Ime tse we ter chen chen re te tri me kim ve wang bo chan be liang ti be ma le chum tse sang we da kan che ke be tsu gen tsum ka pa lo san ra pe shab la so wa te ime tse we ter chen chen re te tri me kim ve wang bo chan be liang ti be ma le chum tse sang we da Sanche kebe tsugen tsunga pa lo sanra be shamla sowade mime tsewe terche cherezi dime kembe wambo chambe liam dubu malu chumse samwe da kanche kebe tsugen tsunga pa lo sanra be shamla sowade mime tsewe terche cherezi dime kembe wambo chambe liam Dibu malu chumse samweda kanche kebe tsugen tsungapa lo san rabbe shabla solwade mime tsewe terche chenrezi drime kimbe wambo chambelya Dibu malu chumse samweda kanche kebe tsugen tsungapa lo san rabbe shabla solwade Mime tsewe terche cherezi, trime kimbe wambo chambelya. Dibu malu chumse samweda, kanche kebe tsungen tsungkapa. Lo san jabe shabla sowade, mime tsewe terche cherezi, trime kimbe wambo chambelya. Dibu malu chumse samweda, kanche kebe tsungen tsungkapa. Lo san rabbe shabla sowade mime tsewe terche cherezi dime kimbe wambo jambelya dibo malu chumse samweda kanche kebe tsugen tsungkapa Lo san rabbe shabla sowade mime tsewe terche cherezi dime kimbe wambo jambelya Dibu malu chumse samweda kanche kebe tsugen tsungkapa Lo san rabbe shabla solwade mime tsewe tepche cherezi Trime kimbe wambo jambelya Dibu malu chumse samweda kanche kebe tsugen tsungkapa Lo san rabbe shabla solwade mime tsewe tepche cherezi Dime kimbe wambo jambelya, dibo malu jumse samweda, kanche kebe tsugen tsungkapa, lo san rabbe shabla solwade, mime tsewe terche cherezi, dime kimbe wambo jambelya. Dibo malu jumse samweda, kanche kebe tsugen tsungkapa, lo san rabbe shabla solwade, mime tsewe terche cherezi, Dime kimbe wambo jambelya, dibu malu jumse samweda, kanche kebe tsugen tsungkapa, lo san rabbe shabla solwade, mime tsewe terche cherezi, Dime kimbe wambo jambelya, dibu malu jumse samweda, kanche kebe tsugen tsungkapa, Lo san rabbe shabla solwade mime tsewe terche cherezi dime kimbe wambo jambelya dibu malu chumse samweda kanche kebe tsugen tsungkapa
lo san rabbe shabla sova de me tsewe tchen cheres de me kimbe wambo chenya de vo mal chum se samwe da kanche kebe tsuge tsum ga pa lo san rabbe shabla sova de me tsewe tchen cheres de me kimbe wambo chenya de vo mal chum se samwe da kanche kebe tsuge tsum ga pa lo san rabbe shabla sova de mi mette wet cence rezi di me kimbe wombo jambe dian de bo mal chum se samwe da kanche kebe tsuge tsum ga pa lo san rabbe shabla sova de mi mette wet cence rezi Dime kimbe wambu jambelya, dugu malu chumse sameda, kanche kebe tsugen tsumkapa, lo san rabbe shamla sowade, nime tsewe tepchen cherezi. Dime kimbe wambu jambelya, dugu malu chumse sameda, kanche kebe tsugen tsumkapa, lo san rabbe shamla sowade, Making bear one bosom beyond the woman who jumped the summer dark and Jacob with two games from Gabal or some rubbish of loss of a day, mimics away the digits. Making bear one bosom beyond the woman who jumped the summer dark and Jacob with two games from Gabal or some rubbish of loss of a day, mimics away the digits. Making bear one bosom beyond the woman who jumped the summer dark and Jacob with two games from Gabal or some rubbish of loss of a day, mimics away the digits. Making bear one bosom beyond.
Jimmy Kimbe Wambo Jambelian, the Bomal, the Sameda, can take it to get on the wall, and Ravage of Lazoa. Mitsaway the Jesuit there to make him be Wambo Jambelian, the Bomal, and the Sameda, can take it to get on the wall, and Ravage of Lazoa. Mitsaway the Jesuit there to make him be Wambo Jambelian, the Bomal, and the Sameda, can take it to get on the wall, and Ravage of Lazoa there, Mitsaway the Jesuit. Jimmy can be one boy and belly on the woman who jumps the summit dark and she gave it to get on the ball or under which of the sword. You may say, wait, did you change the theater? Jimmy can be one boy and belly on the woman who jumps the summit dark and she gave it to get on the ball or under which of the sword. You may say, wait, Jimmy can be one boy and belly on the woman who jumps the summit. Can she give it to get on the ball or under which of the sword? You may say, wait, did you change the theater? Jimmy can be one boy and belly on the woman who jumps the summit dark and she gave it to get on the ball.
Omo a guru vajra dara sumati kirti siddhi hum. Om a guru vajra dara sumati kirti siddhi. Om a guru vajra dara sumati kirti siddhi hum. Om a guru vajra dara sumati kirti siddhi. 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 Om a guru vajra sumati kirti siddhi. Om a guru vajra dara 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 sumati kirti siddhi. Mandigar desse dia.
Ma Guru Vajradhara Sumati Kirti Siddhi Chiediamo le benedizioni a Guru Buddha Tsongkhapa per realizzare il sentiero graduale all'illuminazione. Dal cuore di Guru Buddha Tsongkhapa si emanano raggi di luce che si assorbono al nostro cuore, portandoci le benedizioni tramite le quali andiamo a realizzare ogni passo nel sentiero graduale all'illuminazione. In denjone jujenga so che su shen den ba lam ge so wa ru le pra tong ne be ba ti ma yi gu ba chen bo ten bra chen ge lo le chen ye be de we ten san chin du ne ga ten je shi gyu ne nin zen kun du ni bo len be lo gyu je me ba ke bra chen ge lo lo so yo wa chu ye chu bu ra shi ye shi we che su lu dan chi ma shi ka na le de chi shen chang wa la ne ba ten bo ni me ni be so She trava nam kya pawa dan ke sa ta ta chukra che bala tak to bhadan dem bra chinge lo a che be mi mo du ma kun ke go yi te mi ro si be pun so de ni me ri ne tar pe de wa la ti ni ra chen go ke ra chinge lo nam da sam ba te chang wa ye chang da she shen pa ye chen go dem be ca wa so sa ra tar pa la chu ba ni mo che bra chinge lo Rangye sitsaro lungwa chi shinto, ma gyo drawa kungyan te drawa, tongne drawa ko drawe purgirwe, chancho simcho chungra jingero, senzang ke gyan tsutin namson la, gomba mena lam chancho mi drupar, lekbara tongne gyase tongba la, tsumba chapu labra jingero, lobe yu la yinwa shi che shin, yangda tsula tsushin chepa yin, Shine lao do sung do zhewe lama nyur do gyula kiwra jingye lo. Tomo alam cha nidu gyurwa na tikpa kumge chigyo torchete. Kesan kiwo jungwa damba tera dela nidu chukra jingye lo. Tetsi ngonchu namni drube shin namda tansi dombra songwa la. Chema mime ngimba nyegyurne sodan dede songra jingye lo. Tene gyude nimbo rimnye ge nenam chishin tome tsumbayi. Tunshin ejo chola miye war, namda sunshin dhubra jinge loa, tedra lamsam dhubbe shen yenda, sushin dhubbe dronan shabden shin, chidan nange pardu chubbe tso, nyevra shivra jinge labdo soa kewa kundu yanda lamada, jame cheki bela lonche chin, sada lamge yende rabtso, dorje change kopa nyurtobe shun. Chiediamo a Guru Buddha Tsongkhapa dal profondo del cuore di rimanere sempre con noi in ogni momento, di guidarci in ogni parola che diciamo, in ogni scelta che facciamo, in ogni pensiero che abbiamo. Un'emanazione di Guru Buddha Tsongkhapa, meglio Tsongkhapa che è davanti a noi, viene verso di noi e si siede gioiosamente sul nostro chakra del capo.
Adhyan Sabe Lama Rinpoche Dagi Chivura Pede Tenshula Kadin Chimbo Kone Chesante Kusun Tugi Modru Sedusu. Gioiosamente, Guru Tsongkhapa scende e si siede al nostro chakra della gola, portandoci le benedizioni della parola. Chiediamo di ottenere le realizzazioni ordinarie e supreme. Aldenzawe lama rinpoche Dagi trimbra pete tenshula Kadin chimbo kone chesonte Chodan tumo ngodrup seduso. Guru Buddha Tsongkhapa scende dalla gola e si siede gioiosamente al nostro chakra del cuore. Il nostro corpo, parole e mente diventano inseparabili da quelli di Guru Buddha. Alden Sabe Alama Rinpoche Dagi Ninkara Pede Tenshula Kadin Chimbo Kone Jesonte Chanchu Nipa Pardo Tempa. Guru Buddha Tsongkhapa rimane al nostro chakra del cuore. Il fiore di loto di 8 petali su cui è seduto chiude le sue petali. Il Guru Tsongkhapa rimane al nostro cuore gioioso, avvolto in un arcobaleno di luce. Om Arapatsana Dekuro Somati Kirti Shri Bhadra Sarva Adishtana Adishtite Kurvamantu. Dedichiamo i nostri meriti affinché in tutte le nostre vite non possiamo mai essere separati da Guru Tsongkhapa, manifestandosi nell'aspetto del Guru che ci possa sempre guidare nel sentiero fino all'illuminazione. Serava kundu gyawa tsongkhape tikcho shenye maso tsepetu Yawe ngakpe lam sam tenye la keche samyan dopra ma gyur chi. Dedichiamo i nostri meriti per la lunga vita dei maestri che ci guidano nel sentiero affinché in tutte le vite possiamo non essere mai separati dal guru perfetto. Seguendo i suoi consigli, seguendo il sentiero, che possiamo così velocemente ottenere lo stato di Vajradhara, raggiungere lo stato di Buddha per il beneficio di ogni essere. Jetsunalame puze rabdenci nam kartile chojur kepadam losan tempe jume sasunki jove musel tatu negyo. Che
Vākuntu Yandālāma Dāṁ Jalme Chakye Pela Lom Chachi Sādā Lamke Yante Rābzone Dorje Changi Kopam Yurto Vishoya Chancho Simcho Rinpoche Make Panam Kekyurchi Nyambra Me Paya Kone Kondo Pevara Shoke Wadi Yurto Da Lama Sange Drukyurne Drova Chikyam Malipa Te Sala Kepara Shoya Nimo Dele Tsindele Nime Kuyan Dele Kshin Nitsen Tato Dele Pe Koncho Sumke Chingi Concho sumke modrugosol, concho sumke prashish. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Simce ne vacine pa nyurdone le targiroce giovene ne malupa tafto ciuma me brascio amenam tu dante vada samate ce tribai candro simbola sopa nince sem dante ingroce Chona kuna lidansim, dunga neba chinepa, teda dagi sonamki, dega gyatso topa arashu. In tutte le direzioni, qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, dell'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Oggi durante la giornata, se potete dare continuità alla recitazione o della preghiera di richiesta, o se no anche del mantra dell'Amazon K, Omaguru Sumati Kirti Siddhi, Omaguru Vajradhara Sumati Kirti Siddhi. Okay. Quindi in questo modo manteniamo da parte nostra il contatto con l'Amazon K, chiediamo le sue benedizioni per riuscire a realizzare il sentiero che ci ha trasmesso, in modo di poter anche essere di beneficio a tutti gli altri. Okay. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata.